Diego Feltrin, 44 anni, accusato di aver mescolato hashish nella pappa del figlioletto, tenta la carta dello sconto di pena attraverso il patteggiamento, cercando di evitare il rinvio a giudizio per omicidio colposo, spaccio di droga e morte come conseguenza di altro reato. Direi anche un padre amorevole, cioè, attento, anche la mamma. Io li ho sempre visti insieme, bambino normale, sorridente, come tutti i bambini. I fatti risalgono a luglio 2022, quando il piccolo Nicolò, di appena 2 anni, venne ricoverato in ospedale a Pieve di Cadore per overdose. Nonostante le cure, il bimbo non riuscì a sopravvivere. Secondo l'accusa, la morte sarebbe avvenuta per intossicazione acuta da stupefacenti, a seguito di indigestione di hashish. Per la procura, il padre del piccolo avrebbe mischiato la droga nel sugo della pasta fatta mangiare al figlioletto, allo scopo di farlo stare tranquillo e addormentarlo. Un'accusa gravissima allo spaccio a minorenne, ma tutta da provare e contestata dalla difesa di Feltrin. Quella droga, sia pure in modica quantità, sarebbe stata incautamente lasciata in giro per casa e assunta dal bimbo accidentalmente, provocandone la morte. Secondo l'autopsia, infatti, il piccolo Nicolò, in soli 2 anni di vita, avrebbe ingerito diversi tipi di stupefacenti. Nel suo corpicino sono state trovate tracce letali di hashish, ma anche di cocaina, eroina e metadone. Secondo chi indaga, è verosimile supporre che la droga venisse somministrata al piccolo mescolata alla sua pappa. Lo conoscevo perché conoscevo il papà e l'ho sempre visto insieme, sempre a manina. L'ho visto anche a Longarone, ho provato a salire anche sulla mia moto. Lo vedevo sempre a manina, proprio era entusiasta di quel bambino. La perquisizione, effettuata dopo il decesso del bimbo nell'alloggio di famiglia a Codissago, ha fatto ritrovare piccole quantità di stupefacenti sparse in tutta la casa, compresa una tazzina con 1,2 grammi di hashish nella cameretta del bambino. La mamma di Nicolò non è indagata e nessun familiare si è costituito contro il papà del piccolo, che ora spera, attraverso il suo difensore, di arrivare al patteggiamento ed evitare il processo per i reati più gravi. Intanto Nicolò è diventato un angelo, per la distrazione di chi avrebbe dovuto proteggerlo, come meritano tutti i bambini. A morire a 2 anni, neanche.